Gentili amici, gentili amiche, buongiorno. Con una certa emozione prendiamo la linea dal nostro studio mondiale di Radio Sport Brasile 2014. A partire da oggi, dunque, comincia la nostra grande avventura mondiale. Vi terremo compagnia per circa un mese fino al 13 luglio, cercando di raccontarvi tutte le emozioni del mondiale di calcio, con le sue sfaccettature, con i suoi mille problemi, ma anche con i gol e le partite che animeranno questo importante appuntamento. Come vedete, questa è una parte del grande studio che abbiamo predisposto per questo evento importante. L'altra metà la vedrete poi nelle edizioni di speciale news delle 13 e delle 22:30, e poi praticamente da domani con il nostro studio nuovo. Dunque, siamo a poche ore da questo importante appuntamento con la partita Brasile-Croazia, che comincia questa sera a San Paolo alle ore 22. Comincia un mondiale con parecchie incognite ed il rischio di forti tensioni sociali che da diversi mesi sta interessando il Brasile. Difficile pensare che la kermesse mondiale non ne terrà conto. L'alto numero di morti per gli stadi costruiti ed ancora molte cose non finite sono già oggetto di polemiche velenose. Ma il calcio per circa un mese, anche il calcio per circa un mese, ci terrà compagnia con 64 sfide in cui si alterneranno gioie, dolori, speranze, sconfitte, delusioni, ma anche con la consapevolezza di poter dare e regalare emozioni importanti, così come anche per gli azzurri di Cesare Prandelli, partiti fra qualche scetticismo e certezza dall'Italia. Cercheranno di dare il meglio di sé. Pochi veterani, molti giovani danno l'idea di una squadra che sarà capace di lottare su ogni pallone. Prematuro a dire dove può arrivare, ma a viverla alla giornata senza strafare può davvero essere utile per tutti. Intanto ricordiamo che proprio questa mattina, visto che siamo proprio in tempo reale con le notizie che giungono dai mondiali di calcio, c'è anche da dire che questa mattina Papa Francesco ha twittato in occasione di questo importante evento e ha detto: auguro a tutti uno splendido mondiale di calcio giocato con spirito di fraternità. Così si è espresso Papa Francesco in un tweet dall'account Polifex, e c'è anche l'augurio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: giocare con intelligenza, dignità e onore, sempre nel rispetto dei valori dello sport. Così il Capo dello Stato, in una lettera che è stata pubblicata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, saluta Prandelli e la Nazionale e sottolinea come i risultati ottenuti dimostrino che traguardi in partenza difficili possono essere raggiunti se si lavora insieme con uno spirito di squadra per un obiettivo comune. E allora andiamo a vedere un po' che cosa ci riserva la giornata inaugurale che verrà aperta questa sera, prima con la cerimonia di apertura alle 20:15 e poi con il calcio d'inizio alle 22 a San Paolo, di fronte i campioni brasiliani, nonché paese organizzatore il Brasile e la Croazia. Si giocherà all'Arena di San Paolo, è il nuovo stadio del Corinthians, i cui lavori di costruzione sono finiti proprio pochi giorni fa. Tra l'altro il nome dello stadio è naturalmente provvisorio. Durante questi mondiali sarà chiamata Arena di San Paolo e poi sarà scelto l'appellativo ufficiale in base alle future sponsorizzazioni scelte dal Corinthians. L'impianto è tristemente salito alla ribalta delle cronache lo scorso 27 novembre, quando una parte della struttura metallica causò la morte di tre operai sul lavoro. Un uomo è deceduto il 29 marzo scorso, cadendo da un'altezza di 8 metri durante le lavorazioni.
Ricordiamo anche tutti i gironi dei mondiali, almeno per quanto concerne questa prima fase. Girone A con Brasile, Croazia, Messico e Camerun. Girone B con Spagna, Olanda, Cile e Australia. Girone C con Colombia, Grecia, Costa d'Avorio e Giappone. Girone D, Italia, Inghilterra, Uruguay e Costa Rica. Girone E, Svizzera, Ecuador, Francia, Honduras. Girone F, Argentina, Bosnia e Erzegovina, Nigeria, Iran. Girone G, Germania, Portogallo, Ghana, Stati Uniti. Girone H, Belgio, Algeria, Russia e Corea del Sud. Parliamo anche della nazionale azzurra di calcio perché mancano 2 giorni all'atteso debutto che avverrà alla mezzanotte, cioè nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno a Manaus contro l'Inghilterra. Le notizie che arrivano dicono che Verratti si è ripreso dall'influenza, che Balotelli e naturalmente tutto il resto del gruppo si è allenato bene. La sensazione è di un clima positivo all'interno del gruppo, ma naturalmente gli ultimi allenamenti in programma tra oggi e domani decideranno quale sarà il fattore campo che dovrà beneficiare. Si va naturalmente verso la formazione che si sta orientando in queste ore con l'unica punta appunto che sarà Mario Balotelli. Bene, noi chiudiamo qui questo primo appuntamento con Radio Sport Brasile 2014, ci auguriamo che sarà un piacevole appuntamento, ma io vi ricordo anche che ci sarà un'ampia pagina sportiva sui mondiali, sia nelle edizioni delle 13 che delle 21:30 di Speciale News. Quindi prossimo appuntamento tra pochissimo con la prima edizione del nostro telegiornale alle 13. Grazie a tutti per essere stati con noi e naturalmente un buon proseguimento di giornata.